Collegamento in attesa della partenza. Salve, ho messo un sondaggio nella community, vai a mettere il voto. C'è da scegliere che difficoltà usare per la prossima stagione, se tenere la adattiva oppure opzione B 100%, che è sempre anche nelle prove libere. Vai, metti il voto. La serie la fai tu. Questo è il momento della massima concentrazione. E adesso vai con la sprint. Partirò quinto perché stavo facendo il mio bel giro, mi cade uno davanti, 30 secondi dalla fine, giro annullato per tutti. Bagnaia primo che non ci voleva perché rimonta. Devo assolutamente finire sul podio. No, è poca benzina. Pecco Bagnaia ha innescato l'ol. Ste merde di partenze, che palle, oh. Buono, buono.
cazzo che sbaglio qua, che sbaglio. E che sbalzo, perché stavo... mi è scivolato proprio l'analogico. Bravo, bella, bella frenata. Bene, dai, podio, considerando giro annullato in qualifica. Mentre i piloti rientrano, i membri delle squadre sono in pista pronti a ricevere i migliori piloti di questa sprint fantastica. Le camere ci portano sulla griglia. Non fa tanto caldo, non, la temperatura non è alta, quindi mai una soft. Adesso vediamo 4 giri con le soft. Si è consumata così, però sono 7. Troppo. Quindi medie, non voglio rischiare. Pecco Bagnaia ha innescato l'all shot device, pronto a partire dalla pole position. Ancora pochi istanti ed inizierà il Gran Premio. Adesso non li prendo più. Veramente cattivo, non so neanche come ho fatto. Peccato che mi era davanti, sennò mi buttavo come un cinghiale. Sì, sì, cazzo, sì! Largo Bagnaia, ma niente.
figa come tira la bagnaia. 27,7. Io 27,8. Madonna, quando faccio che guardo gli altri tempi, poi devo farlo quando vado dritto.
molto bene, ho guidato bene, sono contento. La Gnaia era imprendibile, a parte che partiva primo. In attesa della tradizionale cerimonia, ho dovuto fare dei sorpassi da pazzo all'inizio. Classifica 9 su, sopra Bastianini, Bagnaia 26, che è un po' più distaccato, diciamo una gara di svantaggio, una vittoria di svantaggio, quindi per, con un mio 0 e una vittoria di Bagnaia io resto davanti, però c'è anche da considerare la sprint, niente, fare calcoli presto. Ciao, al prossimo video. Camere ci portano al parco chiuso dal secondo classificato che sta ricevendo gli applausi meritati dai membri della squadra. Questo è un ottimo risultato che gli permette di essere ottimista per le prossime gare. Ecco, salire sul podio, i primi tre piloti classificati sono stati tutti e tre veramente bravissimi, ma è festa per Bagnaia che ha messo il suo sigillo sul Gran Premio, una gara fantastica. Pecco è felicissimo perché sa di aver compiuto un'impresa.